Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma. Buonasera signor procuratore, come sta? Buonasera, bene, bene, grazie. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Mi fa piacere averla qui, la ringrazio per essere venuto fin da Avellino qui e le sono molto grata. In genere io Grazie a voi. ringrazio alla fine, a lei la ringrazio prima per la distanza. Dunque, il plenum all'unanimità ha deciso che lei doveva essere per forza il procuratore capo di Avellino. Lo ha deciso il 20 gennaio 2021 e si è insediato all'ufficio il 16 febbraio 2021. Io il giorno dopo avrei voluto intervistarla per la stima che le porto e io la conosco da tanto tempo e l'ho lasciata procuratore aggiunto e me la ritrovo procuratore capo e lo meritava Grazie. veramente, veramente, veramente. Grazie. Signor procuratore, vorrei accennare brevemente al suo curriculum che è corposo, però io l'ho insomma cercato di Molto fare in le cose. breve. O poco, non lo vuole? No, Posso? andiamo avanti. Poco, andiamo avanti. Sì. Non lo vuole? No. Vabbè. Comunque, allora, comunque è nato a Porto, siccome è pieno di cose belle, è così modesto e non le vogliamo sottolineare. Comunque, diciamo che lei, appena giunto alla procura di Avellino, la prima cosa che ha detto nel suo discorso inaugurale: ad Avellino c'è tanta brava gente, però c'è tanta criminalità ed è quella che va contrastata in ogni modo, ma soprattutto con l'aiuto dei cittadini. È vero così? Sì, la realtà di Avellino è in qualche modo già a me nota perché Avellino è stata la mia prima sede, poi me ne sono occupato quando ero anche alla direzione distrettuale antimafia di Napoli. Certamente non è paragonabile ad altre realtà campane che sono molto più turbolenti, ecco, dal punto di vista dell'insediamento di clan della criminalità organizzata. Purtuttavia ad Avellino la storia insegna che vi è una criminalità silente, sotterranea, che quindi occorre in qualche modo stanare, che si avvale purtroppo spesso anche di un consenso diffuso, in una certa parte ovviamente malata della comunità. Quindi quello che è importante è cercare il consenso della parte buona per estirpare questo cancro sotterraneo. E certamente, lei proviene dalla procura di Napoli Nord, è stato tanti anni, penso dall'inizio, dal 2013 o no? Più o meno sì, ho preso servizio a Napoli Nord praticamente quasi in contemporanea con il procuratore Francesco Greco a maggio del 2014, quindi più o meno Proprio dall'inizio. all'inizio, Sì. il procuratore Francesco Greco, che è stato un procuratore eccellente, è andato in quiescenza dopo 44 anni di onorato, onoratissimo servizio. Più che Io, onorato sempre che servizio. l'ho intervistato, sono state delle interviste stupende. Io lo saluto con tanto affetto e tanta stima, per la verità. E dunque, la procura di Napoli Nord è nata, brevemente racconterò, è nata nel 2013, Sì. è giusto, con la legge Severino che aveva voluto ridisegnare la geografia giudiziaria di quel territorio. Ecco, il fatto è che questo territorio, questa procura, aveva l'egida sul quarto palazzo di giustizia d'Italia, con un carico di lavoro eccezionale, e lei ne sa qualche cosa perché lo ha vissuto sulla sua pelle. La procura di Napoli Nord ha competenza su 19 comuni a nord di Napoli e altri 19 comuni nella provincia sud di Caserta. Lei si è interessato di tantissime inchieste sui crimini ambientali, sulla criminalità organizzata, sulle fasce deboli, sulle truffe alla pubblica amministrazione, che nel codice penale, sembra una cosa di niente, ma è importantissimo, sono giudicati delitti. Questi delitti, ecco, tante le inchieste di successo, ne vogliamo ricordare qualcuno perché ne sono tante, una che Ma le è rimasta nel cuore. quella che è rimasta nel cuore, ecco perché veramente mi ha molto colpito, è quella che ho svolto insieme alla collega Claudia Maone e che riguardò quella vicenda molto tragica di Fortuna, la piccola bambina di Caivano, oggetto di violenze e poi scaraventata dall'ottavo piano. In quel caso devo dire che davvero toccai con mano la condizione di degrado, ecco, di quell'area di Caivano,
È un degrado non soltanto ambientale, ma anche umano, morale, di cui hanno fatto spese i bambini. Una bambina, ma credo che purtroppo sia una situazione diffusa in quell'area. Ecco, quindi vedere una bambina martoriata in quel modo, devo dire, abusata, ecco, mi colpì molto. Fuggitata, ve la ricordate, dal balcone? Sì, dall'ultimo piano. Dall'ultimo piano. Fu una cosa terribile, sì, e lì furono lunghissime indagini, devo dire, grazie alla collega Claudia Maone, ai carabinieri, alla fine individuammo il responsabile e che è stato condannato con sentenza definitiva all'ergastolo. Certo, ma qui alla Procura di Napoli Nord tante ce ne sono state di queste indagini sulle fasce deboli cosiddette. Sì. C'è stato quel bambino, se lo ricorda, Giuseppe Di Cardito, di sei anni, un bimbo ammazzato a 7 anni, ammazzato dal compagno della mamma, e la mamma era, diciamo così, inerme. Sì. Anche quel processo si è concluso, un processo istruito brillantemente dalla collega Paola Izzo, e si è concluso di recente anche quello con sentenza di condanna. E anche si è concluso quello sul Don Barone, il prete, sacerdote, esorcista, quello pure insidiava le ragazzine. E sì, insomma. Quindi è una purtroppo realtà che io ho in qualche modo toccato, di cui devo dire con grande franchezza non immaginavo neanche l'esistenza, cioè, con quelle caratteristiche così virulenti, così terribili, perché, così tragiche, sì perché personalmente ho passato quasi tutta la mia vita ad avere a che fare con camorristi, insomma, con un certo tipo di criminale. Ecco, grossi clan. Forse rispetto a un certo tipo di criminalità siamo ancora impreparati, ma impreparati anche dal punto di vista psicologico della gestione, per cui è una modalità investigativa che richiede anche un affinamento di competenze. Sì. Ecco. Direi anche quasi di carattere psicologico. Vero, e soprattutto perché è stata peggiorata tutta la situazione da molta omertà. Sì. Perché oggi l'omertà non è più della criminalità, è anche della gente comune. E quindi, insomma, molte indagini possono essere risolte anche prima, se certo, ci fosse, come dice lei, la collaborazione dei cittadini. Dei cittadini e anche magari degli educatori, degli insegnanti. I primi segnali di difficoltà, di abuso, vengono molto spesso percepiti in ambito scolastico. Allora, avere un insegnante che abbia queste capacità, cioè di raccogliere, di individuare, di percepire, di decriptare questi segnali, è fondamentale per certo, questo tipo di reato. E noi ci sono stati dei casi qui di bimbi che andavano a scuola, quando si vanno dei bimbi a scuola con i lividi, le maestre si facessero avanti, denunciassero alle forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine, i magistrati, se non sanno come fanno ad intervenire, possono intervenire se sono a conoscenza, quindi un livido, un morso, si vede subito, si capisce subito questa violenza, giusto? Eh sì, quindi occorre, ecco, che ciascuno non si volti mai dall'altra parte. Certo. Ecco, ciascuno nel suo ambito deve rendersi conto di quello che ha dinanzi agli occhi. Questo lo dico, guardi, perché vale per gli abusi in danno dei minori, ma vale ancora di più per lo scempio ambientale. Certo. Ecco, non è possibile che questo sia un territorio davvero così martoriato. Ecco. E allora, certamente la Camorra ha una straordinaria responsabilità. Certo. Però attenzione, perché molto spesso la Camorra finisce con l'essere un comodo alibi per non affrontare la questione ambientale per come è, che è una questione che chiama in causa innanzitutto la responsabilità di cattivi imprenditori, non di tutti, ci sono buonissimi, validissimi imprenditori, ma di quei cattivi imprenditori che vogliono sbarazzarsi dei rifiuti e quindi si rivolgono ovviamente alla Camorra. Ma poi devo dire c'è anche la connivenza, la complicità di tanti che vedono e non denunciano. Allora spesso ho detto che quella che era tristemente e tristemente nota come terra dei fuochi, molto spesso mi sembra in realtà una terra dei ciechi, perché nessuno vede. L'omertà.
E siamo sempre là. Io dico sempre, esistono più imprenditori camorristi o camorristi imprenditori, perché questa è la cosa che poi si potrebbe risolvere. Molte sono le aziende a nero, anche quelle, le aziende a nere, che giustamente se sono a nero, sì, gli scarti di lavorazione pure sono a nero. È chiaro che poi quando la filiera è al nero, tutto è al nero, quindi certo, è anche la manodopera, lo sfruttamento dei lavoratori e quindi ovviamente a maggior ragione anche l'eliminazione degli scarti di lavorazione, dei rifiuti, tutto avviene al nero, quindi è un circuito, una filiera al nero dentro la quale evidentemente si inserisce anche la criminalità organizzata, certo, che fa il suo mestiere, cioè certo, risponde purtroppo a domande illecite. Certo. Risponde a domande illecite, è giusto così, e si potrebbe evitare. Invece ancora oggi ci sono imprenditori che fanno i furbetti e mettono il marcio sotto il terreno e si avvelena il terreno. Ma vedi, questa però è una forma veramente di stupidità, ecco, e di miopia, perché peraltro anche a Napoli Nord abbiamo fatto insieme al procuratore Greco un accordo con l'Istituto Superiore di Sanità. Sì. E qualche tempo fa sono stati consegnati i risultati definitivi, che purtroppo ci restituiscono una radiografia del territorio terribile dal punto di vista anche dell'impatto sulla salute. Certo. Perché la natura poi restituisce tutto il male che noi gli facciamo, con gli interessi. Per cui abbiamo accertato che in determinate aree, purtroppo in quelle stesse aree nelle quali è stato operato per anni uno sversamento illecito di rifiuti o di roghi di combustione di rifiuti, perché chiaramente gli sversamenti, gli accumuli poi vengono molto spesso eliminati con i roghi, in quelle aree abbiamo una percentuale di patologie tumorali di molto maggior rispetto non solo alle altre aree della Campania, ma del resto del territorio nazionale. Quindi non è giusto che ci si debba ammalare di più, e anche i bambini si debbano ammalare di più in queste aree, perché? Per colpa di chi? Per colpa appunto di quelli che intendono o sbarazzarsi dei rifiuti per ragioni di profitto o di altri che magari si voltano dall'altra parte e non denunciano. Certamente, poi ci sono i rifiuti ospedalieri, i rifiuti proprio quelli che non si possono bruciare negli inceneritori, e quelli dove vanno a finire? Ma guardi, è stato fatto uno studio che ha riguardato i rifiuti speciali, cioè tutti quelli appunto che derivano da lavorazioni industriali, ecco, che spariscono nel nulla. Cioè, rispetto al volume di lavorazione si è calcolato che questi rifiuti assommano ad un volume che è quasi pari alla montagna del Gran Sasso. Dice Don Patriciello, ma dove vanno a finire questi qua? Spariscono e non se ne sa niente. E poi lo mangiamo noi, perché ambiente e salute è collegato. E certo, signor procuratore, cambiamo argomento. Non si può negare che la magistratura sia in crisi. Non ci siamo ancora ripresi dallo scandalo del sistema. Ma davvero? Ma davvero in crisi? Del sistema Palamara, che ancora ci dobbiamo sistemare, cioè digerire questo problema, che ce n'è capitato un altro. Il sistema Palamara, il sistema delle correnti, le correnti divenute strumento di potere, e comunque il magistrato Palamara, per i cittadini noi lo diciamo, è stato esautorato, è stato messo fuori la magistratura, ecco. E abbiamo un altro nuovo scandalo, a dire di un avvocato, peraltro anche inquisito nel passato, di una loggia Ungheria, un'organizzazione pare sorversiva. Lei è stato anche a Cosenza, non mi ha fatto leggere il curriculum, quindi è stato anche a Cosenza, e c'è anche in Calabria, sistema Catanzaro, e quindi sempre sistema corruttivo. Ecco, certo è che la magistratura dovrà recuperare un po' di fiducia dei cittadini, e anche il Presidente della Repubblica l'altro giorno, quando si parlava della strage di Capaci, diceva che bisogna fare chiarezza e in breve tempo, perché la comunità non venga turbata. Io dico sempre, e i telespettatori lo sanno, che la magistratura ha gli anticorpi, quindi sa come
eliminare le mele marce, perché non si può fare di un erbo un fascio. Con 2, 3, 4, 5, ma pure 10, 20 magistrati corrotti, ce n'è una moltitudine di magistrati che fanno il loro dovere e lavorano dalla mattina alla sera per il bene e per la giustizia, diciamo, dei cittadini. Giusto così? Sì, ecco, guardi, io affronto questo tema ovviamente con grande sofferenza. Certo. Perché è una crisi, quella della magistratura, che oramai purtroppo ha radici profonde, quindi non si può affrontare rimanendola in superficie. Bravo. Bisogna andare in profondità. E significa allora non soltanto affrontare le necessarie forme strutturali che vanno fatte, in modo particolare mi riferisco ovviamente al Consiglio Superiore e a questo rapporto che si è rivelato oramai patologico fra il mondo delle correnti, il sistema correntizio e l'incidenza sulle nomine e quindi sul funzionamento del Consiglio Superiore. Certamente queste sono riforme che vanno fatte, senza indugio. Però se si vuole andare in profondità occorre affrontare, io direi, quella che chiamo la vera questione morale della magistratura, che è una questione che riguarda gli uomini, il modo stesso di concepire la funzione giurisdizionale, il mestiere di giudice. E guardi che direi che è stata davvero provvidenziale la beatificazione di Rosario Livatino, avvenuta il 9 maggio di quest'anno. Davvero provvidenziale perché ci indica qual è la via d'uscita, quale deve essere il modello. Spesso ci si interroga su quale sia il modello di giudice. Ebbene, si può dire che la provvidenza si è incaricata di mostrarcelo per chi crede, per chi non crede. Ed è un grande aiuto. Per chi non crede, certamente è una figura di magistrato esemplare da tutti i punti di vista. C'è una sua frase, che poi è stata ripresa spesso anche da autorevoli esponenti delle istituzioni. Lui dice che il magistrato non solo deve essere indipendente, ma deve anche apparire indipendente. Cioè non può pensare di condurre una vita schizofrenica, e cioè fare il magistrato entro le mura del tribunale e poi fuori le mura del tribunale. Un'altra persona. Come, esattamente, comportarsi come crede. Non è possibile, non è consentito al magistrato. Deve esserci l'equilibrio. Certo, questo significa che cosa anche, guardi? Significa una cosa molto importante, e cioè che io non posso frequentare ambienti, centri, circuiti di potere di affari, che anche se legittimi, questo lo scrive Livatino, no? Però hanno, comportano il rischio di un appannamento della mia immagine di terzietà, di imparzialità, perché se questa immagine si appanna, ma quale cittadino accetta di essere giudicato da un altro uomo se non gli riconosce in qualche modo credibilità? E la credibilità viene appunto soprattutto anche da una condotta di vita, e da una serietà, ecco. E allora se non si recupera questa serietà, questa credibilità, non si risolve la questione in profondità, la questione della crisi della magistratura. Perché è una questione, lei dice, morale. Lui infatti dice, quando moriremo, noi non saremo giudicati se siamo stati credenti ma credibili. Ecco, ma questo credibili significa, cioè occorre avere una coerenza di vita, una coerenza di comportamenti. Un'armonia. Esattamente, anche il senso del limite. Ecco, ci sono cose che non posso fare, ma sono lecite, legittime, certo, ma non le puoi fare, perché la funzione che tu sei chiamato a ricoprire ti induce a considerare quelle situazioni, quei rapporti, come inopportuni. Certo, è certo. È giusto, occorre richiamare questo, soprattutto nei confronti, io, non che i magistrati anziani non debbano essere, come dire, anche in qualche modo, me per primo, richiamati ai loro doveri, ma dico soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, coloro i quali adesso entrano in magistratura e si avviano a compiere questo percorso. È indispensabile porre dinanzi a noi il modello Livatino. È l'unico modello che consentirà alla magistratura di recuperare la credibilità nei confronti della comunità. E certo, infatti la Marta Cartabia, il nuovo ministro della giustizia, dice qua dobbiamo fare presto questa riforma del processo penale, processo civile e del CSM. Dice è l'Europa che ce lo chiede.
per una giustizia anche più veloce, ecco, è importantissimo anche, anche questo, dice, perché sennò ci troviamo anche il recovery plan, cioè quel, sì, quel, diciamo, quel danaro dato dall'Europa per diciamo, riprenderci un po' dalla in situazione esattamente, economica. L'intero paese, certo. Allora qui vorrei dire però un'altra cosa, ecco, adesso abbiamo certamente affrontato la questione della crisi della magistratura, che è una crisi, come ho detto, seria, profonda, e quindi certamente da parte mia e tanti altri magistrati non c'è affatto sottovalutazione di questa crisi, e mi rendo pure conto che ci sono situazioni all'interno della magistratura che vanno in qualche modo affrontate, stanate. Detto questo, però, vorrei anche dire che non dobbiamo neanche sottovalutare le disfunzioni rispetto al sistema che derivano da condizioni strutturali, ecco, che vanno anche queste affrontate, perché vorrei anche dire che sembrerà paradossale, ma questo voglio dirlo agli ascoltatori, ma a livello europeo i magistrati italiani sono fra i più produttivi. Allora questo non è, mi creda, una difesa corporativa, non ha questo il senso, non è questo il senso di quello che voglio dire, e cioè che se siamo dinanzi comunque a magistrati che sono produttivi e tuttavia il sistema non funziona, e allora dobbiamo porci il problema che forse c'è qualcosa nel sistema che non va. Ora, io non sono un esperto della giustizia civile, quindi non parlo di cose che non so, quindi mi limito a quella penale. Ecco, per quella penale vorrei dire, ci lamentiamo dell'affollamento dei processi, il fatto che non vengono condotti a termine molto spesso della prescrizione, della discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, e poi continuiamo a introdurre nel nostro ordinamento sempre nuove ipotesi di reato. E quindi facciamo del diritto penale non l'extrema ratio, un po' come il bisturi, l'intervento del chirurgo, quando c'è qualcosa, ecco, di molto grave da estirpare. No, ne abbiamo fatto la modalità ordinaria per intervenire su questioni di rilevanza pubblica, ma ci sono tanti altri livelli, certo, anche amministrativi. E allora scaricare tutto in ambito penale significa affogare il penale, significa non farlo funzionare. E allora il mio è veramente un appello al legislatore, basta con l'introduzione di sempre nuove ipotesi penali, ecco, di nuovi reati. Il sistema non è in grado di fronteggiare questa esplosione, ecco, panpenalistica, non va bene. Quindi riduciamo davvero il penale, l'intervento penale, alle ipotesi più gravi, quelle che davvero meritano l'intervento sanzionatorio grave. E certamente, come al solito ha spiegato benissimo, signor procuratore, Rosario Livatino è stato il primo magistrato beato nella storia della Chiesa, nella storia diciamo, della giustizia, e diciamo, lei è stato sempre un estimatore, oltre che un magistrato che è vicepresidente del Centro Studi Livatino, ha scritto una biografia di Livatino, ne ha curato la santità soprattutto, e questo è il libro, che è bellissimo, e vi prego di leggere al più presto, perché è una cosa veramente stupenda, veramente fatta con il cuore, veramente con il cuore, perché il signor procuratore ci si dedica da tanti anni. Da un po' di tempo, sì, ecco, io ero direttore del periodico dell'Associazione Nazionale Magistrati, la magistratura, sì. Pensai di incominciare a tratteggiare il profilo dei magistrati caduti vittima del dovere. E il caso... Molle. Caso, ma cosa veramente un caso nella vita degli uomini, mi portò a interessarmi come primo profilo di Livatino. E lì è incominciata la mia passione, il mio interesse per questa figura. Mi ricordo che scrissi anche alla famiglia, all'epoca era in vita solo il papà, e mi ricordo che mi rispose con un biglietto manoscritto, con mano tremante, anziana, in cui, certo, mi ringraziava dell'interessamento per il figlio. E non c'erano documenti, perché in realtà Rosario Livatino ha scritto solo il testo di due conferenze, entrambe attualissime.
Dalle aule di giustizia, non pubbliche, quindi. No, no, ma lui in realtà non c'è una sua immagine, perché lui non faceva conferenze stampa, non è una persona molto riservata. Riservata. Sì, molto attenta appunto anche alla sua dimensione di vita umana e privata. E quindi ha scritto solo due conferenze. La prima, il ruolo del giudice nella società che cambia, attualissima. Vero. Sì, leggetela, ecco, andatela a leggere, perché è veramente attualissima, sì. In qualche modo profetica dei mali della magistratura. E poi un'altra conferenza altrettanto importante, che io trovo straordinaria in una dimensione anche di credente, che Fede è diritto. Fede e diritto, fantastico. Del 1986, io ho studiato. Bravo. 1986, bravo. Ho studiato. Allora, Rosario Livatino, chi era? Poi lo dirà meglio di me il signor procuratore. Ero un magistrato, un sostituto procuratore, si interessava di cose importanti, cose di, diciamo, di mafia, dei beni confiscati, mi pare, soprattutto. Sì, lui poi si è interessato anche molto, quando è passato in tribunale, alle misure di prevenzione. A misure di, ultimamente. Dunque, Rosario Livatino, beato nella storia della Chiesa. Lo chiamavano il giudice ragazzino, perché quando fu ucciso dalla Stida aveva 38 anni, fu ucciso sul viadotto Gasena, lungo la statale Agrigento-Caltanissetta, e le uniche parole che disse, rivolto a chi voleva ucciderlo, disse: Picciotti, che cosa vi ho fatto di male? Quindi non imprecò, non inveì, disse solo queste parole. Il 9 maggio 2021 è stata celebrata la sua beatificazione. Perché il 9 maggio? Il 9 maggio perché ricorda un'altra data, il 1993, quando Giovanni Paolo II, allora era Papa, poi è divenuto Santo, lanciò un anatema sulla mafia e disse le parole: mafiosi, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Lui giudicò Giovanni Paolo II, lo giudicò un martire della giustizia, direttamente della fede. Anche Papa Francesco dice, come dice lei, di seguirlo, di essere un esempio per i giovani, ma soprattutto per i magistrati e tutti ciò e di tutti quelli che si occupano di diritto. È intervenuto anche il cardinale Bassetti, gigante della verità, lo ha nominato, perché dice ha incarnato il Vangelo delle beatitudini, perché aveva fame e sete di giustizia, un uomo estremamente semplice, giusto così? Sì, in realtà, ecco, sbaglierebbe chi pensasse di trovare gesti straordinari nella vita di Livatino. Livatino davvero è il santo della ordinarietà vissuta, però, come diceva lui, sub tutela Dei, cioè davvero sotto la tutela di Dio, cioè al cospetto di Dio. Per lui la giustizia, lui lo scrive, è dedizione di sé a Dio e preghiera, e lui interpreta, vede la giustizia come propria vocazione, propria missione. Ed infatti per questa ragione lui è stato beatificato, ed è stato beatificato come martire della fede, è stato ritenuto ucciso in odium fidei, perché qualcuno potrebbe dire: ma hanno ucciso un magistrato, quanti altri magistrati sono stati assassinati, perché proprio Livatino, perché lui in odium fidei? Perché in realtà, come poi emerge anche dagli atti processuali, chi l'ha ucciso perché voleva sbarazzarsi di quel giudice, lo chiamavano il Sant'Occhio, pensi un po', in maniera spregiativa, proprio perché lui andava ogni mattina, passava sempre prima in chiesa, prima di recarsi in ufficio, perché lo vedevano come una persona inavvicinabile, irreprensibile, proprio perché interpretava le sue funzioni in maniera così alta. Cioè per lui la giustizia, essendo vocazione, non poteva essere barattata, non poteva essere in qualche modo oggetto di mercimonio, di scambio. Quindi lo hanno ucciso proprio come giudice santo, Sant'Occhio, come un giudice credente che riteneva di fare giustizia addirittura come qualcosa di alto, come propria vocazione. Ed è questa, diciamo, la differenza rispetto ad altri giganti. Magistrati. Per carità, chi può mettere in discussione la straordinaria levatura morale di Falcone e di Borsellino? Borsellino era molto cattolico. Molto credente anche lui, certamente. Io ho avuto la fortuna di conoscere Paolo Borsellino, persona di straordinaria fede. Ecco, però vorrei dire che questa è in qualche modo la ragione della beatificazione, altrimenti non la si comprende. Cioè lui è stato assassinato perché ha fatto della giustizia la sua vocazione.
E quindi per questa ragione mi viene beatificato, perché il suo assassino è stato fatto in odium fidei. Ecco, devo anche dire che c'è un'altra differenza che vorrei richiamare l'attenzione degli ascoltatori, che riguarda Livatino rispetto a Falcone e Borsellino. Che cosa avevano in comune? Ecco, guardi, certamente avevano in comune la grande passione per la giustizia, la dedizione al lavoro, una dedizione direi quasi maniacale. Soprattutto delle prove. Esattamente, una ricerca delle prove molto attenta. Pensate, questo forse pochi lo sanno, che in realtà il primo maxi processo alla mafia è stato istruito da Livatino. Quello di Falcone e Borsellino potremmo dire che già viene una seconda a battuta, seguire. E tuttavia, pur essendo un maxi processo, Livatino raccolse le prove in maniera così puntuale che poi ha retto fino in Cassazione. E però, ecco, vorrei dire, oltre appunto a questa straordinaria dedizione, che era proprio fisica, pensate che Livatino, raccontano i suoi colleghi, io molti ne ho ascoltati per scrivere appunto questo resoconto sulla sua vita, lui passava un'intera giornata in ufficio e faceva una sola pausa per bere un bicchiere di latte freddo. Questo per dire cosa? Proprio la quasi potremmo dire, ecco, il sacrificio. È un atto di dedizione a Dio. Esattamente, è una preghiera, come lui dice. Sì. Ecco. E vorrei richiamare però l'attenzione su un altro aspetto importante. Noi dobbiamo fare una sorta di composizione di luogo e di tempo. Cioè Livatino svolge questa sua funzione in un contesto che è quello di Canicattì, Agrigento, che la provincia, l'entroterra Siculo, certo, non è Palermo. Voglio dire, nel senso, un contesto che ha una sua visibilità, è un contesto molto chiuso. Tra l'altro Livatino abita in un edificio al cui piano sovrastante abita il capo della stida e locale. Lui non temeva. E lui non temeva, anzi lui adotta provvedimenti proprio contro quella cosca mafiosa. E attenzione, non siamo a Palermo, siamo a Canicattì. E non voleva neanche la scorta. Non vuole la scorta, proprio perché lui non vuole mettere in pericolo altre persone. E lui svolge questa funzione in un contesto temporale in cui non ci sono quelle risorse normative e materiali l'antimafia, che verranno dopo, brava. L'antimafia. Cioè non c'è la direzione distretto all'antimafia, non c'è il 41 bis, non ci sono tutta una serie di strumenti che verranno dopo, forse anche grazie al sacrificio di Livatino. Ecco, quindi lui veramente ha fatto il suo dovere utilizzando strumenti assai rudimentali, in un contesto ambientale ostile, però l'ha fatto con straordinario successo. Successo, è la verità. E la prova del martirio la dà proprio uno dei mandanti dell'omicidio, sì, che testimonia e dice... chi ha ordinato questo omicidio, questo assassinio, sapeva che lui era un giudice retto, giusto, attaccato alla fede. Ecco il martirio proprio, la prova del martirio, l'ha data proprio uno dei mandanti. Sì, direi che poi, come dire, la prova è stata suggellata da San Giovanni Paolo II, che evidentemente ne aveva odore, no? Sapeva riconoscere i santi. E certo. E appunto si racconta che in realtà prima, ecco, di questa bellissima invettiva nella Valle dei Templi, ancora tutti quanti penso, noi ricordiamo il suo dito alzato, ecco, verrà il giudizio di Dio, sì, perché i mafiosi lo temono il giudizio di Dio, lo temono. Molto più ovviamente del giudizio degli uomini. Quella invettiva San Giovanni Paolo II la pronuncia dopo aver incontrato la mamma di Livatino. Sì. E chi ha assistito a quell'incontro racconta come il volto di San Giovanni Paolo II proprio si rabbuiò in quel momento. E quindi quando poi uscì dinanzi alla folla, mise da parte i fogli del discorso già preparato e quindi diede parlò a braccio e lui insistette, disse: questa terra deve essere difesa, non è possibile che ci siano degli uomini che tolgano la vita ad altri uomini. Mi ricordo ancora questa frase. Con che veemenza. Anche poi a volte quando lui, ricordiamo tutti, no, si arrabbiava, un po' magari l'italiano stentava, quando c'è qualsiasi agglomerazione umana. Sì, agglomerazione umana. Ecco, per dire appunto che qualsiasi comunità non può
ecco, avere un tale spregio nei confronti della vita da arrivare appunto a fare degli uomini strumenti, ecco, per la, egoistici, no? Per la propria formazione, certo, egoistica. Certo, certo. Lei parlava della, della sigla STD, che era sul frontespizio di ogni diario che sì, lui custodiva, e significa sub tutela dei. A proposito di questo, lui diceva che per giudicare bene un imputato bisognava avere la luce, ma la luce che non può venire da dentro, era Dio sempre che doveva sì, dare questa luce. Per lui il rapporto, per lui questo lo scrive, non solo lo scrive, ma lui l'ha praticato. Sì. Perché questo vorrei anche dire, dalle testimonianze che ho raccolto emerge una cosa, ecco, se anche Livatino non avesse scritto neanche una riga, noi comunque saremmo stati in condizioni di parlarne come un giudice santo, perché in realtà abbiamo le testimonianze che parlano per lui. Lui è veramente credibile, perché lui la sua vita è testimonianza di credibilità. Chi ha vissuto con lui, chi ha lavorato con lui, ne dà testimonianza. E lui appunto nel rapporto anche con chi era, doveva giudicare, per lui era sempre un rapporto, potremmo dire, triangolare, triadico, perché fra lui e la persona chiamata a giudicare esisteva sempre in qualche modo la verità, no? E poi il sentirsi sempre accomunato rispetto all'imputato dalla comune condizione umana. Ecco, lui non ne condivideva l'umanità. Esattamente, sì. Per cui, ecco, si racconta, tanti sono gli episodi, ecco, tanti sono gli episodi. Si racconta per esempio di lui che al cospetto del cadavere di un mafioso assassinato, mentre il commissario di polizia esclama: ah, ecco, finalmente uno di meno ha avuto quello che si meritava. Ma dire che uno è cattivo, ma per carità, morto, io, meno male, uno comprensibile, che no? Ecco, e questa luce no, dinanzi, ecco, alla morte, il credente prega, chi non crede tace. Tace. Quindi un rispetto fino alla fine, rispetto, ripeto, che altro episodio, si racconta di lui che a Ferragosto li andò, diciamo, a bussare al carcere, perché si era avveduto che doveva essere scarcerato appunto un detenuto perché scadeva in quel giorno la misura cautelare. Poteva aspettare, ma cosa sarebbe cambiato l'indomani mattina? Lui a Ferragosto va a bussare a carcere e firma la scarcerazione. Quindi condivideva con l'imputato? Sì, perché, ripeto, per lui l'imputato era una persona che andava giudicata innanzitutto come uomo. Quindi era turbato perché pensava al perdono, sì, quando lui, sì, doveva condannare. Ecco, anche se però lui, certamente per lui a ciascuno bisognava dare il suo, quindi anche, diciamo, la sanzione giusta, ecco. Quindi non un buonista, non un perdonista, ecco. Però tuttavia aveva la consapevolezza che la giustizia non poteva chiudere, ecco, in maniera definitiva il rapporto fra gli uomini, perché in realtà la giustizia richiede poi sempre di essere in qualche modo completata dalla carità, dalla misericordia, dal perdono. Infatti lui dice in quella straordinaria conferenza Fede e Diritto, ecco, dice: nostro Signore non ci ha detto di essere giusti come il Padre, ma di essere misericordiosi come il Padre. Questo cosa significa? Che la giustizia non vale? Certo vale, perché non si dà misericordia senza giustizia. Io intanto devo capire di aver sbagliato e quindi poi in qualche modo ricercare il perdono. Certo. Perdono a buon mercato non è mai una buona soluzione. È giusto. Però certamente l'uomo non può dirsi esaurito da dimensione soltanto giuritica. Certo. Ma anche noi, umana. Esattamente. Noi siamo chiamati in qualche modo, avvertiamo il bisogno di andare al di là di una dimensione semplicemente di corrispettività. Siamo fatti per la gratuità e quindi in qualche modo la carità completa sempre la giustizia. Certamente. Lui faceva suo quella, penso io, quel detto di Terenzio, se lo ricordo: homo sum humani nil a me alienum puto, cioè io sono un essere umano e come tale mi interessa, non posso essere indifferente di fronte alle cose umane, le cose non per far pettegolezzo, uno può pensare, no, proprio per essere partecipe dell'uomo, degli esseri umani come me. E quindi capire che in realtà poi in qualche modo noi siamo sempre accomunati da un'esigenza di verità. Ed è per questo che lui dice che per giudicare, ecco, nessun uomo è luce a se stesso. Ecco, nel senso che per trovare la luce, per giudicare, è difficile che noi possiamo essere
per noi luce, dobbiamo ricercare in qualche modo altrove. Ecco, quindi questo cosa significa in buona sostanza? Significa recuperare appunto il senso e il limite, ritenere, come ci ha detto Papa Francesco quando ha ricevuto il Centro Studi Livatino in udienza, fu una straordinaria esperienza, devo dire, ecco. Ci ha ricordato nel discorso che ha fatto su Livatino come, ecco, il giudice non debba mai né essere né sentirsi un superuomo. Questo credo che sia davvero la sintesi. Non deve avere albagia, no. Deve essere semplice, no. E non deve essere, diciamo, sentirsi un superuomo. No, perché questa è veramente è la condizione per sbagliare. Perché molte volte i magistrati pensano anche di poter fare le leggi, invece le leggi deve farlo il legislatore. Mi fa piacere che lei introduca questo tema, perché questo è un altro tema molto caro anche a Livatino, cioè perché potremmo dire che esiste anche un'altra questione morale in magistratura. Non c'è soltanto il sistema descritto da Palamara, ma c'è anche un'altra questione morale molto più sottile, io direi, che attinge appunto a questo aspetto che dicevamo del sentirsi un po' superuomo, cioè la tentazione del magistrato non di essere solo l'interprete della norma, anche alla luce della Costituzione, per carità, degli strumenti, applicare come interprete raffinato, certamente andare a attingere alla ratio e quindi sapere anche in qualche modo interpretare in maniera così, svilupparla una norma, ma sempre rimanendo nei confini della norma. Il rischio purtroppo è che oggi accade che i giudici ritengano talora di essere quasi creatori della norma. E questo è un rischio, non va bene perché questo significa invadere competenze altrui. Il principio, la separazione dei poteri è ancora un principio, a mio giudizio, vitale per ogni democrazia. E certamente, quindi le leggi le fa il legislatore, il magistrato le applica. Il legislatore certe volte però, dobbiamo dire la verità, detto tra di noi, qualche volta è un po' frettoloso. E il legislatore frettoloso combina un po' di guai, nel senso che dimentica i diritti dei cittadini, o perlomeno sono affievoliti. E allora come si fa di fronte al legislatore un pochino frettoloso? Ma che guai può fare? Ma ci sono i rimedi, gli strumenti, appunto c'è la possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale, peraltro adesso devo dire che anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo molto spesso interviene con pronunce importanti, che anche se non sono direttamente applicabili al nostro ordinamento, però hanno una funzione sicuramente propulsiva, ecco, di un cambiamento normativo, anche di orientamento giurisprudenziale, quindi gli strumenti ci sono. Però, ripeto, ancora una volta, lo voglio sottolineare, io posso anche non condividere alcune scelte legislative, ma non ho il diritto di sostituirmi al legislatore. Se non condivido alcune scelte, perfetto, opererò come qualsiasi altro cittadino, perché magari sul piano culturale, ecco, si avvii una riforma che porti poi anche al mutamento legislativo. Ma non posso strumentalizzare la mia posizione di giudice per mettermi al posto del legislatore. Se c'è una legge che non mi piace, io a questo punto non la applico o in qualche modo creo una norma diversa. Non va bene così. Ecco, io dovrebbero essere tutti magistrati come lei. No, ma non è questo, guardi, no, perché ci sono. No. Non è così. No. La questione, ecco, io faccio. È di limitare però questi poteri. Sì. Ecco. Sì, perché sono alcuni settori, io mi riferisco a tutto il cosiddetto ambito, quello che oggi viene chiamato il biodiritto, no? Degli interventi normativi che intervengono appunto in materia di vita, famiglia, che sono temi delicati. Allora, temi per i quali io penso che debba essere il legislatore a prendere le decisioni e non può essere il giudice. Ecco, e quando si parla di alcune situazioni, come ad esempio quello della maternità surrogata, che è vietata nel nostro ordinamento, cioè quello che da taluni viene definito come utero in affitto, no? E allora quello è un tema assai delicato. La questione è, ecco, io questo diritto ad avere un figlio, un diritto assoluto, per cui a questo punto, pur di essere soddisfatto in questo mio diritto, io mi procuro il figlio come e quando voglio, quindi magari anche mediante una maternità surrogata, cioè andando all'estero, pagando e così via. Ecco, ma questo è un tema serio. Sono tutte allora, forzature. Allo Stato è vietato nel nostro ordinamento la legge 40. Recentemente, peraltro, la Corte di Strasburgo ha ribadito
questo divieto. Ebbene, io noto purtroppo che vi sono in alcuni casi delle pronunce, soprattutto nella Cassazione, che sembrano quasi aprire, certo, ad una possibilità del genere. Ecco, io questo lo giudico francamente con grande preoccupazione. Certo. Perché, ripeto, sono scelte che non possono essere valutate, soprattutto decise nelle aule di giustizia, ma devono essere affrontate e decise nelle aule parlamentari. Certo, parlando dell'umanità di Livatino, come ogni essere umano, un uomo, una donna, attraverso dei periodi magari bui, e ci si rivolge, chi è credente ha la grande fortuna di essere credente, perché io dico che è una fortuna, nei momenti di disperazione è importante la fede, è importante, è un grande aiuto, e ci si rivolge a Dio, e anche il Livatino ha avuto un momento buio nel suo percorso, sì, professionale, e si è rivolto a Dio con queste parole: vedo nero nel mio futuro. Che Dio mi perdoni, qualcosa si è spezzato, Dio avrà pietà di me e la via mostrerà, puntini sospensivi. E proprio, come dire, il grido di dolore, di disperazione, un po' come ebbe Giobbe nell'Antico Testamento. Ecco, ci si rivolge a Dio con tutto il cuore, con tutta la disperazione umana. Ma questo, vede, dice quanto fosse davvero la sua una spiritualità drammatica, vissuta, non di facciata. Sì. E come sbaglia chi riduca Livatino a una sorta di santino. Ecco, non è così. Veramente un uomo che ha vissuto appieno la sua funzione di giudice e soprattutto anche il problema di come, da credente, vivere coerentemente la fede con la cultura e la sua professione. E lui l'ha veramente vissuta in modo drammatico, ma per questa ragione in modo serio. Dunque, in questo periodo, appena giunto ad Avellino, c'è stato un caso di un padre che è stato accoltellato, mi pare, ucciso in casa, giusto così? Sì. E ha sconvolto un po' la comunità. Ecco, come avrebbe giudicato, come giudicherà lei, come avrebbe giudicato Livatino? Allora, ovviamente io non posso parlare ovviamente di casi trattati, indagini in corso, però ecco, diciamo che ecco, questo, come io devo dire, mi sono molto piaciute parole che ha utilizzato il vescovo di Avellino con riferimento a questo caso. Sì, perché è stato ucciso dal fidanzato della figlia. Credo che, al di là di come andrà a finire questa vicenda dal punto di vista giudiziario, sia un caso che interpelli tutta la comunità. Cioè, sia uno di quei casi che devono servire per un esame di coscienza. Cioè, per capire cosa non funziona in questa nostra società? Come mai è possibile che due ragazzi concepiscano e realizzino un fatto così efferato in un contesto che ciascuno vede come un contesto di apparente normalità? Quindi significa questa nostra normalità così normale non è, cioè significa dunque che c'è qualche malessere in profondità in questa nostra società, che forse dei modelli che abbiamo presentato come modelli indiscutibili, con un certo modo di vedere e di pensare, cioè che tutto dobbiamo realizzare, tutto ciò che vogliamo lo dobbiamo avere e realizzare, questa sorta di relativismo edonistico, forse va rivisto, forse va ripensato, forse non è questa la strada giusta da percorrere e da indicare ai nostri figli. Certamente. Signor Procuratore, abbiamo celebrato da poco il 23 maggio, che è la strage di Capaci, dove morì il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. E c'era anche quella ragazza, se la ricorda, giovanissima, Emanuela Loi. Ecco, in questo momento così tragico, La Sicilia ha chiamato il seminario, il santuario dei Salesiani di Don Bosco, quelli che sono a Caserta. Seminiamo legalità, Palermo chiama, l'oratorio salesiano di Caserta risponde. E c'è stata una bellissima manifestazione in onore di Falcone, ci sono stati degli ospiti, il questore, c'è stato il magistrato Giuseppe Zullo, lo conosce?
Zullo, e Raffaello Maggi, vabbè, è storico cassazionista, e quindi è stata una meravigliosa veramente cerimonia. E lei, se ricorda, è stato ai Salesiani e ha tenuto una lectio magistralis nel lontano 26 maggio 2017, ed eravamo, lei lo ricorda, Memoriam nunci turnisi ex exercias, non mi dica che non l'ha dimenticato, lo ricorda? Allora, eravamo al santuario dei Salesiani, il Cuore Immacolato di Maria, e lei ha tenuto questa lectio magistralis sulla famiglia, la famiglia di fronte alle sfide del mondo, se lo ricorda? La lectio lei la fece nella sala Don Rua, Don Rua è il primo successore di Don Bosco, e lei la tenne lì, fece gli onori di casa all'allora rettore, c'era Don Gianni Garcia, oggi abbiamo un nuovo rettore che si chiama Mario San Giovanni, bravissimo, in 3 anni diciamo appena ha fatto un sacco di cose belle, tra cui l'associazione ADMA, ha sentito mai nominare? No. ADMA, Associazione di Maria Ausiliatrice, di cui faccio parte anche io, ecco, e con grande orgoglio e grande affetto, e abbiamo anche un direttore nuovo, non so se lei lo sa, fresco di nomina, Don Antonio D'Angelo, che ha un'ars oratoria che non le dico, e insomma abbiamo ricordato questo suo intervento, e la cosa di a proposito di Falcone, la dicitura era il fatto della legalità e di Sicilia, che chiamava l'oratorio salesiano. Lei in questa occasione non solo sottolineò come al giorno d'oggi la famiglia fosse attaccata in tutti i modi, ma soprattutto lei disse che bisogna valorizzare corpi intermedi, se la ricorda questa frase, corpi intermedi. I corpi intermedi sono le parrocchie, gli oratori, le associazioni religiose, perché lei fa parte anche di un'associazione, Alleanza Cattolica, e quindi associazioni sportive. Questo per dire che oggi l'oratorio vive un momento buio, e muto l'oratorio, perché dice che i ragazzi davano fastidio, rumore gravoso è stato giudicato. Io non entro nel merito della questione legale, non mi interessa niente, voglio solo dire che l'oratorio è importante, è un oratorio storico di Caserta, quello di Don Bosco, e come diceva Don Bosco, buoni cristiani e onesti cittadini. Gli oratori sono necessari, se ne dovrebbero creare di più, perché tolgono i ragazzi dalla strada, e lei, signor procuratore, sa quanto sia dannoso tenere i ragazzi per strada, perché non tutti i ragazzi hanno alle spalle delle famiglie ricche che pagano la piscina, la palestra, l'equitazione, e ci sono anche persone che sono, diciamo, non hanno tante possibilità, e l'oratorio toglie ragazzi dalla strada, dalla possibilità di essere avvicinati dalla criminalità organizzata. Certo, guardi, facciamoci una domanda, ma secondo noi per quale ragione è stato ad esempio assassinato Don Pino Puglisi? Perché faceva concorrenza alla mafia per la droga, per le estorsioni? No, nulla di tutto questo, perché in realtà faceva una cosa che la mafia temeva più di ogni altra cosa, e cioè portava via alla mafia i giovani, perché dava loro forse l'unica vera risposta che i giovani cercano, e cioè un senso alla loro vita, un senso profondo, qualcosa per cui spendere la vita, e allora lì faceva concorrenza, e per questo l'hanno assassinato. E allora pensare di chiudere gli oratori perché fanno rumore, ecco, mi viene da pensare che forse queste persone sono in cerca del silenzio del cimitero, anche lì c'è silenzio al cimitero, ma non c'è vita. Esiste un rumore buono, che è appunto quello della vita, che diventa poi armonia quando ovviamente produce comunità ben ordinate. Esiste poi, come diceva un famosissimo discorso il Papa Emerito, Benedetto XVI, esiste invece questo rumore di fondo delle nostre città che diventa quasi qualcosa a cui noi prestiamo assuefazione e ci impedisce di pensare.
E allora noi invece dobbiamo tornare a pensare. Dobbiamo tornare ad indignarci. Ad indignarci, esattamente. Perché ci siamo abituati. Perché, guardi, ecco, Falcone, persona straordinaria, che a volte non viene considerato le citazioni più profonde che lui ha fatto, oppure vengono banalizzate. Quando lui dice che la mafia non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano, dice una cosa importante, cioè dice certo. Prendiamo in considerazione questo tessuto, significa allora che questo tessuto non è sano, quindi cerchiamo di capire qual è la malattia o le malattie che affliggono questo tessuto, perché solo così noi veramente impediremo alla mafia di affondare le radici in questo tessuto. Perché non basta, guardi, affrontare questi temi secondo lo stile, come dire, alla Gomorra, quasi compiacendosi per certi aspetti del male, no? Prodotto, quasi in qualche modo rassegnandosi ad un orizzonte plumbeo, senza speranza. Non è questo il modo. Ecco, lei faccia questa considerazione. Ci sono modelli positivi in Gomorra? Ci sono eroi positivi in Gomorra? C'è, che ne so, un poliziotto, un giudice, un operatore sociale? Nessuno di tutti questi. È soltanto una descrizione, perché è puntuale, non dico di no, però di un universo a cielo chiuso. Sì. E non è questo quello di cui hanno bisogno i nostri giovani, noi per primi. Noi abbiamo bisogno di speranza, ma la speranza si costruisce appunto cercando di guarire questo tessuto malato di cui parlava Giovanni Falcone. È vero, bisogna comunque combattere per questi giovani, e io dico sempre, perché l'unica cosa, le uniche due cose secondo me che la criminalità teme sono i giovani sani e la cultura. Queste sono due cose che proprio non sopportano. Signor procuratore, vorrei concludere, queste sono tutte problematiche insomma, che vanno affrontate, ecco, e vanno affrontate con coraggio. Vorrei terminare con una nota un po' più diciamo socratica, ironica, perché ironia, Socrate, dialogo l'abbiamo fatto, l'ironia e la maieutica, e qualche cosa insomma ho tirato fuori da lei e quindi siamo a posto. Però vorrei che lei raccontasse una cosa un poco diciamo che può suscitare ilarità. A proposito della pandemia, noi siamo stati privati degli affetti più cari, lo sappiamo tutti. Sembra ne stiamo uscendo fuori, non lo voglio dire perché io sono scaramantica, e poi diciamo ho la mia fede che mi tutela, mi dà calore. E, dunque vorrei che raccontasse ai nostri telespettatori un eccesso di zelo in pandemia. In pandemia, vi ricordate, proprio agli inizi non si poteva uscire, non si poteva andare, se si doveva uscire si doveva riempire quel foglio dove si diceva dove vado, vado lì e vedo così. Anche il signor procuratore ha riempito un foglio, io questo l'ho letto, però lei lo può raccontare solo lei, perché io non posso, lo direi mai. Vabbè, allora, ecco, il signor ma io... procuratore, l'avvio, allora ha compilato un foglio e dice devo andare in questo posto, e poi è stato fermato dalle forze dell'ordine e non sapevano che fosse magistrato, poi dopo, nonostante sapesse che è magistrato, ha insistito. No, vabbè, ma devo essere dolcemente chiaro. Il signor procuratore con la estrema dolcezza alla Livatino, possiamo dire con tutto il rispetto, è una cosa però tragicomica, la può spiegare? Sì, ma credo che soprattutto sia sintomatica purtroppo di quel periodo che abbiamo vissuto, sì, ecco, di ansia, quindi di voglio dire con grande anche serenità che in questo caso gli agenti hanno fatto soltanto il loro dovere, normale, ecco, quindi questo sì. Deve essere però... chiaro. Quindi io quella mattina, in realtà una domenica mattina ero in casa e sentii questo bisogno, siccome ho chiesa vicino casa mia, e quindi pensai, ecco, mi reco in chiesa perché in base anche alle informazioni che avevo attinto sul sito del Ministero, era una delle cose che erano consentite anche in epoca appunto di pandemia. La chiesa è più vicina, ovviamente non c'erano celebrazioni, soltanto una visita sì.
a Santissimo Sacramento, per cui fui fermato durante il tragitto, per cui diedi appunto la mia certificazione. Il povero poliziotto, per certi aspetti, rimase anche sbalordito. Dico, ma lei sta andando, dico, in chiesa come una cosa, dico, ma questo è pazzo, ecco, che si reca in chiesa. Io provai a dirgli che è una cosa comunque consentita anche in base alle... Poi mi chiese il documento, io diedi il documento, e lì chiaramente vide la professione che svolgo, e quindi anche lui dice, però anche voi che fate, dico, il magistrato che andate adesso in chiesa. No, la cosa mi fece anche sorridere, però io vidi un po' più avanti vidi l'insegna del tabaccaio, e allora dissi, scusi, ma mi faccia capire una cosa, ma se io le avessi detto che andavo invece a prendermi le sigarette dal tabaccaio, dice, dottor, e gli andava a pigliare sigaretta, ecco. Andare in chiesa era per cui mi venne da scrivere questo pensierino, che poi ha avuto una diffusione virale, perché per cui scrissi che Gesù vale meno di una sigaretta, ecco, ma era il modo veramente anche per anche da un lato per dire lo stato d'animo, la condizione che vivevamo in quel periodo, purtroppo, e anche un pochino per di grande agitazione, di grande cosa, però è stata una cosa, diciamo, abbastanza, diciamo... Ha avuto una diffusione virale questo scritto, ma è uno scrittarello, cioè davvero 15 righe, insomma, una cosa scritta di getto, ma più che altro... Sì, ma ha colpito questa cosa, ha colpito, perché insomma un magistrato che va in chiesa, magari prima di andare al lavoro, sì, capisco, ma quel magistrato non c'entra, voglio dire, è una persona. Vabbè, ma si è saputo dopo. Sì, sì, perché chiaramente c'è la cosa. Perché quella dice, ma tu i magistrati ci vanno in chiesa, ma però... i magistrati proprio hanno bisogno di andare in chiesa. Vabbè, ed in essere illuminati. Ci mancherebbe, una cosa importantissima, però non voglio neanche, certamente ci sono tanti magistrati non credenti che sono, ci mancherebbe, per persone, quindi questo è un fatto indubbiamente personale, ecco, certo. Non voglio farne una questione. Io dico ai loro, ma non solo per i magistrati, perché non hanno un aiuto, non sanno quanto è bello avere la fede, è una cosa eccezionale, ognuno certamente la vive come può. Ci sono tante modalità, ecco, per arrivarci, per esempio io ricordo sempre il Livatino quando scrive che... Certo, per un magistrato credente, ecco, la giustizia ha questa dimensione interpretare anche altra. Però dice anche per il non credente c'è la dimensione del servizio al prossimo e al bene comune, che ha una dimensione comunque alta. Certo. Ecco, quindi che può in qualche modo poi, ecco, avvicinare a una dimensione anche ulteriore. Certo, è certo. Comunque io vi consiglio di leggere questo bellissimo libro, Un giudice come Dio comanda, non abbiamo detto il titolo, Un giudice come Dio comanda, il signor procuratore qui è l'autore, hanno collaborato anche... Insieme, sì, il professor Mauro Ronco e il collega Alfredo Mantovano. E Mantovano, ma con Mantovano lei ha scritto un'altra cosa. Sì, irrispettabile. Io lo ricordo sugli irrispettabili, sul consenso sociale. I telespettatori lo ricordano, perché io la ricordo, perché la stimo tantissimo, le voglio un sacco di bene per come rappresenta l'idea del magistrato. E lo racconto sempre, specialmente in pandemia, l'ho nominata tante volte, non ha sentito Fischio? Perché dicevo, la pandemia, i criminali approfittano e voglio, perché diciamo di questi stati di necessità, sì, e danno la cosa purtroppo ai poveri, perché hanno bisogno del consenso sociale, della cittadinanza. Purtroppo è così. Ancora una volta occupano vuoti lasciati dalle istituzioni, cioè da chi dovrebbe intervenire e non interviene. Certo. Ecco, questo purtroppo è la realtà. Hanno rubato alla Caritas per dare i pacchi di spesa ai loro poveri, che certamente non possono ricambiare con i soldi, ma possono ricambiare con i favori, mantenendo la droga, occultando qualche latitante, va bene. Allora il signor procuratore sta guardando l'orologio e quindi è meglio che ci accomodiamo. Allora io la ringrazio per essere venuto qui da Avellino, la ringrazio per l'onore che mi ha dato, mi auguro di rivederla presto, se si è trovato bene, si è trovato bene? Molto. Grazie. Allora, di Livatino, questa è una sua battaglia, perché lei è una battaglia che lei ha condotto con tanto amore. Sì, è una cosa in cui credo molto,
perché credo che la forza di questi esempi valga più di tanti trattati. E proprio in questo momento, proprio in questo momento vale tantissimo. Grazie per l'onore che ci ha dato, la ringrazio, buon lavoro, buon lavoro e diciamo tante cose belle, in bocca al lupo. Grazie. Arrivederci. Buona serata. Buona serata.